Allora, eravamo rimasti con questo brumetto della Aurora Comics. Guardate come hanno disegnato questo velino. Diteli di lasciarla andare, capitano. Sciogli l'appacco. E va bene, se non ce ne stanno più. No. Lei viaggerà incatenata nella mia cabina. Ricordate che ho promesso a Xurxo che le avrei consegnato un carico completo in cambio dei debiti che ho con lui. Non riesco a capirlo. No, non capisco. Ti ho qui con me, sono il tuo proprietario. Posso fare di te quello che voglio. Hai capito? Posso fare quello che voglio con te. Di te. Ti rendi conto di ciò che voglio? Ah, perché allora non riesco neppure a toccarti? Prendi, indossa queste vesti, copriti per favore. E togliti dalla mia testa, dalla mia vista, scusate, mi stai stregando. Siamo arrivati, grazie a Dio. E del carico ne sono morti solo 10 in alto mare. È stato un viaggio splendido, senza tempeste e con un buon vento. Ecco Xurxo, che viene a riscuotere il debito del capitano. Affretta. Non potrete lamentarvi, signor Xurxo, è un carico di prima qualità. Ottime bestie da lavoro, come vedrete, signor Xurxo. Ne ricaverete i migliori prezzi mai visti sul mercato degli schiavi. Dov'è il capitano da fonte, Spacco? Nella sua cabina, venite. Avete mantenuto la promessa da Fontes, è merce buona, strapperò le cambiali. Porta questa con gli altri, Paco. No, Paco, lei non fa parte dell'accordo. Attento, se non mi consegnate il carico completo perderete la nave. Finirete anche in prigione, capitano. E va bene, prendetela, Xurxo. Fulù, così ti chiami dunque. Fulù, che mi hai fatto? Perché non ho potuto, non dico possederti, ma almeno toccare la tua pelle calda. La tua pelle, Fulù, il tuo volto, Fulù, e i tuoi occhi.
Capitano, venite, capitano. Io sono della ragazza alla taverna, una è di quelle che piacciono a voi, con grandi tette morbide, capitano. Ma che è stato? Ah! Ma che è stato? Porto i bastoni, uno degli schiavi che Xurxo venderà domani al mercato, è impazzito. Si sta liberando dalle catene, ora vedrai. Unku. Unku. Melanzane for now. Paco, il nano dice che quella ragazza ha provocato la morte del capitano da Fantas. E tu credi a quel povero scemo? Non so, la ragazza ha occhi del da diavolo. Non vedo l'ora che faccia giorno. E siamo così giunti all'atto di qualità migliore. Guardate che dentatura, signore. Osservate questi muscoli da lavoro. Credo che un simile esemplare valga almeno 200, 250. Il signore del barco ha detto 250. Chi offre di più? 300. Li vale davvero, padrone. Il cavaliere di Boccaiuva ha offerto 300, 400, 600. È superbo, arrogante anche nel fare le offerte. Quanto mi piace il cavaliere di Boccaiuva. Perché mi sono dovuta prendere un marito vecchio e catarroso? Sprecando 18 anni della mia vita ad applicargli ventose cataplasmi. Venduta al cavaliere di Boccaiuva per rinforzare la sua splendida piantagione. E ora il pezzo pregiato della collezione. Che guardate come ha disegnato questa donna nuda, questa nera nuda. La carne più giovane, soda, fantastica che mai abbia potuto offrire su questo mercato. So che non servirà per il lavoro duro, ma non mancherà chi vorrà avere tale gemma ammirevole. Non fate offerte per lei, padrone. Possederla per godere delle non nascoste bellezze che tutti voi potete ammirare, è pericoloso, padrone, a potere. Taci. Taci, dannazione, capito? Slash. 500, parco. Settecento per la signora Vamirella, moglie del duca di Viana. 1000. Mille dal cavaliere di Boccaiuva. 1000, la cifra più alta mai pagata per uno schiavo nero. 2000. Ma, mia cara, che fai? Venduta alla signora duchessa per 2000.
È un prezzo esorbitante, bambinerella. Avevo promesso ad Amanda un regalo importante per i suoi 15 anni. Credo che questo sia il più appropriato.